Vestiti. La gabbia? Sembra... Ho capito, grazie. Vabbè, Presidente, siamo qui per avere delle risposte. Ma sono contento? No, a dire la verità no, non sono contento, Presidente. Dica la sua. Presidente, ci scusi, abbiamo ancora una domanda. No, io non voglio parlare con lei, sapevo che era la gabbia, non gradisco parlare con quella trasmissione. Perché Nichi Vendola è così arrabbiato? Perché gli abbiamo rivolto delle domande su un caso che mette in imbarazzo l'Italia intera. Nel 2008 due investitori inglesi comprano questo uliveto a Nardò, nel Salento. Vogliono costruire un resort di lusso, mantenendo gli alberi. Per 6 anni sbattono contro il muro della burocrazia della Regione Puglia. Alla fine decidono di mollare tutto. Vendola boccia il progetto. Loro ricorrono al TAR e hanno ragione. Ma lui fa appello al Consiglio di Stato e a loro, a quel punto, non rimane che prendere il progetto e gettarlo nel cestino. Quanto ha speso finora? Finora intorno 7-8 milioni di euro. Prima per l'acquisto abbiamo speso intorno 4-5 milioni. Abbiamo pagato molto per avvocati, consulenti, tribunali. In Puglia abbiamo attratto investimenti più che in tante altre regioni del nord. Ora lei intende andarsene? Tutti cercano investitori, un modo per mandare, per spingere l'economia. La burocrazia ferma tutto. Lei perde 7 milioni di euro già investiti nel progetto. Nardò perde i 70 milioni di euro che sarebbero stati spesi per la costruzione del villaggio. E vanno in fumo i 100 posti di lavoro previsti. Se gli inglesi se ne vanno, che cosa succede? Finito il lavoro. È finito il lavoro? Non per me, tanto per me, che io sono un po' anziano, ecco. Ma tanto per i giovani. Dove vanno a lavorare questi giovani? E questa è la burocrazia italiana. Loro sono gli agricoltori della cooperativa che cura l'uliveto degli inglesi. Producono olio extravergine. Speravano di venderlo agli ospiti del resort, ma da domani saranno senza lavoro. Un progetto di produrre olio d'oliva da vendere e avere un mercato più remunerativo verrebbe a mancare, verrebbe a crollare. E loro a casa? E loro, sì, a casa. Questi sono posti di lavoro per i giovani. E non sono chiacchiere, sono posti di lavoro per tanti giovani. Se gli inglesi se ne vanno, invece? Investono le sue. Le chiacchiere rimangono, e la gente a casa. Tutte queste cose richiedono dipendenti. 100 posti di lavoro, ma quello è poco. Anche questi artigiani di Nardò contavano sul progetto degli inglesi per lavorare. No. Disoccupati, non c'è bisogno di girare roba. Sì. Disoccupati, cioè state a braccia conserte, sì, in piazza. Certo, in questo momento sì. E quindi vi siete incontrati con la signora Elson. Con la signora Elson. Esatto, e che vi ha detto sarò io a darvi lavoro, sarò diciamo io. C'era un'intesa. Era una promessa che fece già 4 anni fa, appunto in quell'occasione quando ci incontrammo. Praticamente è come se ci avessero tolto il pane dalla bocca. No? Si è preso i voti, signor Vendola, e se n'è andato. Negli ultimi 5 anni gli investimenti esteri in Italia sono crollati, meno 58% dal 2007 al 2013. Tutta colpa della burocrazia. Tempi lunghi, costi esorbitanti, cause infinite. Il caso dell'ecovillaggio di Nardò. Con 7 milioni di euro non avete tirato su neanche un mattoncino. Ah no, 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 ci mancherebbe altro. La molta carta, ecco. Questa lista è il tempo da quando è iniziato il procedimento. 12 maggio 2008, 24 ottobre 2013. Quante ore di anticamera avete fatto? 50, 60, 70. Ore? Presso gli uffici, sì. Aspettando di incontrare. Aspettando. In 6 anni la Regione Puglia ha emesso 4 pareri diversi. Aprile 2010, Ufficio Agricoltura, parere positivo. Maggio 2010, Genio Civile, parere positivo. Gennaio 2012, Settore Ambiente, parere motivato. Dicembre 2012, Giunta Regionale, parere negativo. Secondo la Giunta Vendola, il progetto di villaggio turistico rischia di danneggiare il panorama degli ulivi secolari. Questa accusa è insopportabile. Il mio investimento sono gli alberi. Quindi lei ora si trova con il comune che dice di sì, la regione che dice di no e il governo che dice forse. E questa è la stranezza della burocrazia italiana di oggigiorno, sì. Se Vendola la chiama e le dice riduciamo i volumi del progetto e
noi le diciamo sì. Lei che cosa risponde? È ovvio che dobbiamo, per andare avanti, rivedere elementi del progetto. Solo che ora c'è ancora un enorme punto interrogativo. Perché la regione non ha mai convocato gli inglesi per trovare una soluzione insieme? E allora andiamo a cercare Vendola. A Bari si inaugura la Fiera del Levante, la manifestazione con cui la Puglia si presenta agli imprenditori italiani ed esteri. Dobbiamo fare una domanda sugli inglesi che scappano. Gli inglesi scappano e si portano via i soldi. Questo si occuperà la procura di Lecce. Ma in realtà la procura di Lecce se ne è già occupata. Se ne è già occupata. Il PM Mignone l'ha archiviato. Si chiama Ecovillaggio, 150.000 tonnellate di... Sono 107.000. Ma vedo, ma la parte dell'impresa. No, l'investimento. La gabbia? Ho capito, grazie. Presidente, siamo qui per avere delle risposte, mica per altro. Ma sono contento? No, a dire la verità no, non sono contento, Presidente. Nessuna sua. Presidente, ci scusi, abbiamo ancora una domanda. No, io non voglio parlare con lei, non sapevo che era la gabbia, non garantisco parlare con quella trasmissione. Lei è la polizia privata di Vendola? Scusi, lei non è un funzionario dello Stato, non può mica impedirmi di passare. La signora Dayton lamenta un disinteresse della politica. Sto parlando, guardi, voi che io non gradisco. Vedere, non gradisco partecipare a quella trasmissione. La telefonata alla signora Dayton, non a me. Non gradisco i suoi consigli. Non a me. Mi è molto, diciamo, antipatico. Non è la simpatia che si richiede dai giornalisti e politici. Se lei ha una soluzione, noi le poniamo un problema. Mi dà una risposta. La prego, stop.